Nella prossima puntata della promessa vedremo che Jimena sferra un altro potente colpo dei suoi, ecco contro chi scaglierà tutta la sua rabbia e cosa accadrà. Yana e Maria sono molto preoccupate e scosse per quello che è successo. Le due si sono rese conto che qualcuno è entrato improvvisamente nella loro stanza. Si tratta di Valentin, il quale è entrato senza nessun preavviso proprio dove si trovavano le due ragazze. Ora sono molto in ansia per quanto accaduto e inizieranno a pensare che il giovane a sua volta debba essere tenuto d'occhio. Intanto Feliciano è scosso l'ultima rivelazione di Petra. La donna ha confessato di essere sua madre e non sua sorella, come credeva in precedenza. Il ragazzo non ha la minima idea di come fare per affrontare la donna, ora che sa tutta la verità. Non ha neanche nessuno con cui confidarsi. Vorrebbe tanto poter parlare con qualcuno almeno per alleggerire questo grandissimo peso. La promessa, Jimena su tutte le furie, contro chi scaglia la sua rabbia. Cruz ha umiliato Jimena e a sua volta l'ha accusata di essere la causa di tutti i mali e dei problemi che la loro famiglia sta attraversando. Le ha anche addossato la colpa della fuga di Manuel. La marchesina si sente ingannata e per tutto questo ha avuto persino un crollo nervoso. Ora Abel non può far altro che convincere i marchesi a farla visitare da uno psichiatra e darle dei calmanti. La ragazza però non vuole prendere medicine perché ha il timore di finire avvelenata. Questa scelta ricadrà presto su di lei e ci sarà un ulteriore crollo. Stavolta sarà proprio Catalina la vittima che finirà nel suo mirino. Jimena penserà che sia il caso di vendicarsi di tutto coloro che le hanno messo i bastoni tra le ruote e non le hanno permesso di fare andare avanti il suo matrimonio. Ora Catalina è tra le persone che Jimena detesta di più. La ragazza penserà bene di liberarsi di lei una volta per tutte. Ne approfitterà di un momento molto particolare, nel quale si ritroveranno a stare sole. Ecco che a quel punto proverà ad attaccarla senza nessun apparente motivo, ma il tentativo finirà in un nulla di fatto. La nipote di Don Alonso, Martina, interromperà l'accesa discussione tra le due portando via la cugina. Non sa però che Jimena è pronta a fare molto peggio. Non ci resta che attendere per scoprire cosa farà e soprattutto se riuscirà a cogliere il suo obiettivo principale, annientare per sempre Catalina. La giovane, ormai, è totalmente in una fase di squilibrio e sarà molto difficile riprenderla. Staremo a vedere cosa ci riserveranno le prossime puntate in onda come sempre su Canale 5.